Ciao ragazzi, siamo tornati proprio come è scritto, eh? Sì, come il negozio da... vabbè, lasciamo perdere. Come il negozio da... Bene, riprendiamo subito come di default. Facciamo correre il nostro Judas Price. Ah già, sono io Sheamus. Adesso ecco, eravamo arrivati al carnevale, ragazzi, se vi ricordate bene. Il gioco è semplice, c'è solo una regola, niente armi. Ah, va bene. Combattete finché solo uno resterà in piedi. Sarai tu, oppure tu. Chi vincerà? Che stronzo che è sto qua. Abbastanza. Vabbè. I bari fanno una brutta fine, quindi tu barerai. Esatto, vedo che hai già capito. Sconfiggi il tuo avversario. Ah, ma è... Boom! No, lui! Ma è morto? Rompi le regole, noi ti rompiamo la faccia! Guarda, siamo un Victor! Dai! Ma è un boia? Sì. No! Sui denti gatto, ma come fa ad averglielo dato sui denti che c'ha la maschera da Boyen? Morto. Sembra che costui si creda un campione. Vai Dante, fagli vedere quanto si sta. Dante Alighieri. Dante Alighieri, forza Alighieri, fammi vedere che cosa sai fare. Sconfiggi Dante Moro. No, no, lui per me è Dante Alighieri. Dovrebbe essere forte costui. È buonissimo. Ha già beccato due bocche. Ma che di bocca facciamo? Morto. È una bella testata. Non c'è nessun altro a sfidare quest'uomo sul palco? Abbiamo un vincitore? Gli dà dei soldi, vabbè, ecco. Vabbè, grazie. Oh, abbiamo degli sfidanti. Ammati però, Dio be. Che stronzi! Dunque è così che la mettiamo, eh? Bravo! Tiriamo vabbè, fuori un'arma adesso! Vabbè, E uno! Uno via! E due! Quello lì attacca a vuoto! Sei inutile! Gli ha dato dei soldi e guardiamo lì! Morti tutti! Ma anche in fretta tra l'altro! Signore e signori! I giochi di carnevale. Perfetto. Si sono conclusi in modo glorioso. Adesso abbiamo la maschera d'oro. Da vedere adesso. Mentre riceve la maschera d'oro. Il nostro vincitore ci ha dimostrato il piede più veloce, il campione più forte, lo stratega più accorto e di certo il preferito delle donne. Avendo vinto realmente i quattro giochi, il vincitore è... Il vincitore della maschera d'oro è... Dante Moro. Ma che cazzo? Che cosa sta facendo? Ma vaffanculo! Poi non vince neanche. Ci vediamo questa sera. Che stronzo, eh? Ha anche perso lì, eh? Buu, bravi! Sì, fatti. Diglielo! Però mi ha dato un bel po' di soldi. Sì, sì, vero, certo, perché. Però non li perdono. Mi prendo i soldi e poi li ammazzo. Quindi adesso devi andare da Leonard dicendogli che la maschera d'oro. No, devo andare da Antoine. Eh sì, scusami. Ma no, dove vai? Che stronzo. Sì, abbastanza. C'è tutta sta fatica per l'anima. Onestamente tutti i giochi, mortacci. Ma non è vero, l'ho vinto io onestamente tutti i giochi, non lui. Anzi, loro non avrebbero vinto neanche onestamente perché c'erano quegli armati. Infatti. Non sapevate che video avrebbe dato. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sì. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la bravo. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco? No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintanerà di nuovo. Ma prendi il suo posto. Avremmo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già accostate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene. Ce la posso fare. No, secondo me. Dai, Maestius. E lui dice ce la posso fare, ma secondo me no. Non ce la possiamo fare. Ma neanche per me, anche perché se varano.
No, infatti. È il puntino giallo, ricordiamo, Dantes. Verde. Biallo. A me mi pare giallo. Adesso nel cielo. No, ho sbagliato. Devo attraversare, mi devo tuffare. È vero, no, devo evitare di tuffarmi in acqua, altrimenti il mio compare si mette a ridere. Devi soldare le ragazze. Che bel culetto sono. Troia. Mannaggia. Vabbè, dai. Cammina, cammina, che intanto sei già morto. Dov'è quel ciarlatano? Ma leviti dalle palle. Eccolo, mi sembra di averlo visto. Ma dai, anche lo stornello. Eccolo. Sì. Ce l'ho fatta. Attenzione. Via. Subito. Introduciti alla festa. Adesso devo andare. Perché devono sentirsi delle urla che fanno ah! Come per dire, tu mi hai spinto. Me la pagherà. Ok, eccoci. La maschera d'oro. Clic! È meglio cambiarla. Mettiamo via questa. E mettiamoci questa. Sì, dai, non lo riconosce, figurati. No, è tutto coperto. Sì? Il viso sì. Ma secondo me è per gli indumenti che lo riconosce. Infatti. Non tanto per la faccia, perché la faccia comunque c'ha il cappuccio. Esatto. Buonasera, signore. Buonasera, idiota. Ci siamo, ragazzi. Amico, ce l'hai fatta? No. Marco e Susie, cappella là. Su una barca. Sfrutta le sue ragazze. Devi raccattare qualche tipa. Ehi, bitch. Vieni con me, puttana. No, sì, sono lì che fanno ta na 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 na. No, ma sai perché? Perché devo andare qua. Là. Ah, qua mi sa che non devo essere individuato, perché vedi, arriva lui. Mamma mia, che faccia poco raccomandata. Ah, ma sa parlare allora. Resta anonimo, infatti, devi prendere. Ma no, 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 ho sbagliato. Dai, ma perché non mi nascondi? Eccole là, le puttane. Puoi usare le mie ragazze, cioè erano una in culo al mondo, l'altra pure, cioè puoi usare le mie ragazze, va bene, va bene, userò le tue ragazze. Eccole lì, dai, levati, 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 levati. Grazie. Oh. Sì. Ah, vabbè, vabbè, perché è un bravo ragazzo. Ma cazzo, però quando che... passano. Hai perso già le puttane? Sì, lo so, infatti è qua che... Boh. Devi andare su una barca al largo adesso in qualche modo. Che devo fare però? Devi andare su una barca... Ah no, devo aspettare, guarda. Stiamo in mezzo a questi che dovrebbero... Assolutamente. Quanto manca? Guarda. 5, 24... 2... 1... 18, 17, 16. Adesso come minimo adesso mi ricaeri a tutti. Come minimo dovevi fare qualcos'altro invece di perdere però, tempo. Però a pensare se invece vanno via tutti adesso mi beccano. 5, 4, 3, 2. C'è uno scrigno. 1, 0. Eccolo lì. Signore e signori. Oh. Ecco a sei voi, pronto a morire. Il venerabile doge di Venezia. Cioè che... usare un metodo. Benvenuti amici miei al più straordinario evento mondano dell'anno. In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale. Mannaggia. Ecco, assassina finalmente Barbarigo. Ma dai, levati. Ma devi sparargli? Sì, mi sa di sì. Ciò che ci rende no. Grandi, le luci è a largo, è lì, dicono. Il mondo oh. Intero. Oh.
non temere, saltano. Ma che cazzo? Gli ho sparato. Eh sì, però. No. Cosa? Guarda. È troppo presto. Cosa? È lì che è con lui adesso. Non sono pronto. L'ha raggiunto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescati in pace. Ah. Oh, punti della festa. Meglio tornare a casa. Fatti inculare. Questa pare. Che fuggi, sì, sì. Bravo, ma così no. Si fa. No, vabbè, è meglio se passi dall'alto. Giù, vabbè. Però adesso mi lanciano la merda. No, no, guarda, sono impediti. Vedi, mi tirano le pietre loro, però. Sali per la sedia, per la sala. Per la scala. Perché ti tirano le pietre, boh? Perché non hanno un cazzo con cui, cioè, sono impediti e quindi invece di uccidermi, che cosa fanno? Lanciano le pietre. Sa! Ma no! Vabbè. Ah, ma devi uccidere anche lui. Renditi anonimo, ah no, niente, non devi uccidere nessuno. Vabbè, ne uccidiamo un uccidi po'. Uccidi anche lui. Ne uccido un po' perché mi piace. Ma dai, schiva, Dio, beh, ma no, dai! Non c'hai più la spada, Belzo? Ti è cascata per terra? Ah, l'ho visto che mi è cascata per terra. Scappa. Adesso li disarmo e me la prendo, vedi? Ma arriva il grezzo con l'ascia. Uccidi Moro. Fatti Moro, porca puttana. Oh, ce la fai? No, non ce la fai. Hai già che rischi? È morto Moro! No, magari forse. No, non è Moro? Ah no, ok. Dio, ma... Mancato. Quello però no. Penso non è meglio se fuggi. No. È una sfida personale. Sì, ma sono abbastanza... Levati dalle palle. Un bel sono forti però, eh. Wow. Comunque lascia poi. Mancato. Ma no, dai, ma... vabbè, tua madre. Sei sicuro? Oh, il bello che c'è. Ma Dio, ma... ma ce ne sono, c'è il boy e quello lì che non okay. Ti lasciano... Arma sostituita, ma se li spari? Sai che cosa faccio? Ciao. Dai, via. Ma dai, levatevi dalle palle, Dio, ma... Adesso correrò come non ho mai corso in tutta la maglia. Mi sa che si uccidono da soli, se non li uccidi tu. Vabbè, ciao. Ma non è vero. Cazzo dici? Cioè, spariamo delle stronzate per... A go go. Ma no, ma cosa fai? Ma dai, ecco, che arrivano con le pietre fin lì su, dai. Sì. Che... Certo. Dai, ammazzami. Non andrà lontano. Vai giù. Sai che cosa faccio? Mi butto nel canale adesso. Ma dici che c'è la... ti rendi anonimo? Forse sì. 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 Infatti sì, però devo andare da un medico. Infatti hai la cosa rossa. Cioè, oltre a quello, sì. Però la notorietà che... Cazzo. C'è ancora qualcuno? Sì, ma... Così. Cazzo. Dai, salta, Dio, che... Ma vedi che questi sono più deboli per me, gli altri non li potevi scoprire. Ma no, ma sai perché? Perché
sono saltato subito. Grazie. Sei stato molto utile, figliolo. Meno 75% di notorietà. Sì, ma ci siamo quasi ancora. C'è un volantino, ecco, perfetto. Adesso sei a zero. Ops. Sei sicuro di non centrare nulla? Mannaggia. Ci penserò su. Ok. Notorietà pari a zero. Cazzo. Devo trovare un medico. Adesso andiamo a fare un medico. Ah, non lo so dove sono un medico adesso, però. No, andiamo qua. Qua c'è qualcosa. Una missione. Bussi. Aloha. Ottimo lavoro. Ma perché? Cosa? Devi essere esausto. Abbastanza. Vieni, riposa. Così. Salvatore di Venezia. Così. Questo qua si sta rilassando i pantaloni. Cioè, proprio della serie. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso. E ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella mia, soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, sei nel posto giusto. Ragazze. Vieni con noi. Ma sì, vabbè, già finito di occuparmi. Va bene, dobbiamo salutarci perché è già scaduto il tempo. È già scaduto il tempo, belle. È vero. Sì. È iniziato ai 38, non sono 5. 38, 58, cioè un quadro mezz'ora, ragazzo. Allora. Ah, si ricostruisce la cittadina. Serenissima Repubblica di Venezia, 1486. Ponte. Beh, allora direi che possiamo ripartire da qua. Perfetto. Non vedi l'ora. Non vedi l'ora. Stronzo. Aspetta. C'è adesso. Ezio. Desidero parlare con te. Stai calmo. Del messaggio. Io beh. Bene. Allora dobbiamo salutare. Ci salutiamo qua, ragazzi. Mettete pollice in su se vi è piaciuto il video, pollice in giù se non vi è piaciuto il video. E ciao. Noi torneremo con un'altra entusiasmante puntata. Avventura. Avventura su Disney Channel. Su Disney Channel. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Alla prossima.